Amici di Motorsport, siamo sempre qui al Motor Show, allo stand di motorsport.com e oggi abbiamo un ospite speciale, Andrei Annone, pilota ufficiale della Suzuki MotoGP. E il 2017 per te è stato un anno un po' complicato all'inizio, però poi nella parte conclusiva della stagione tu e la GSX-RR siete riusciti più o meno a trovare un po' di feeling. Come lo commenti questa stagione? Ma sicuramente è stata una stagione che, come sappiamo, un po' complicata all'inizio. Siamo riusciti a reagire abbastanza bene dalla seconda parte di campionato fino alla fine. Questo è un aspetto molto importante, soprattutto perché tra poco inizierà un nuovo anno, un nuovo campionato. Dobbiamo essere assolutamente pronti per ottenere dei risultati che noi vorremmo. Ecco. E durante i test avete provato il nuovo motore, sembra che abbiate avuto delle indicazioni positive, anche perché pareva che fosse un po' quello il problema della moto di quest'anno. Ma sinceramente non c'è un problema specifico della moto di quest'anno. Io penso che a questi livelli come i nostri, quando manca poco, non c'è solo una cosa che ti fa fare il salto, il grande salto, il salto definitivo. Quindi sicuramente in generale dobbiamo cercare di migliorare un po' tutti gli aspetti che abbiamo, nei dettagli, rifinire tutto per poi ottenere, diciamo, l'ultimo step, il salto, quello che noi vorremmo, e soprattutto per lottare dove vogliamo essere. Meritato riposo a parte, immagino che tu abbia una voglia matta di arrivare a Sepang per capire come siete messi con la moto dell'anno prossimo, avrai una grande voglia di riscatto, immagino. Ma per il momento ho una gran voglia di riposarmi, perché ancora dopo i test di Jerez, ancora sono stato in giro, sono stato tra un evento e l'altro, e quindi sicuramente per noi è molto importante in questo momento riuscire a ricaricare un po' le batterie e per poi arrivare a Sepang carichi, altrimenti arrivare a Sepang scarichi non è una cosa positiva. Oggi ti abbiamo visto al volante di una macchina anche. Ti potrebbe piacere come cosa un giorno correre in macchina, visto che tanti tuoi colleghi delle due ruote lo fanno? Ma ho già guidato, vado molto con i go-kart, in più per 3 anni ho fatto il rally di Monza e mi piace, la macchina è una cosa che mi piace, sono appassionato di auto come di moto. E oggi ho guidato la Swift qui in questo mini circuito del Motor Show. È stata una bella esperienza, perché comunque è una macchina piccolina ma molto 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 veloce, e alla fine, sai, fa sempre piacere guidare una macchina sportiva. E approfitto della tua esperienza di pilota. Dopo l'ultima gara di Valencia, sui social si è scatenato un dibattito enorme su Marquez fortunato, Marquez fenomeno, col salvataggio che ha fatto alla curva 1. Tu che le guidi quelle moto, secondo te quel gesto è stata fortuna, è stato bravissimo? Che domanda. Penso, ti dico quello che penso io di Marquez. Penso che sia un pilota estremamente talentuoso, molto forte, e basta, cos'altro devo dire? Penso che è un pilota che ha vinto e vince come fa lui, ci sia poco da dire. E recentemente, durante la conferenza stampa dell'ultima gara, Davide Brivio ha detto che potrebbe essere utile avere un team satellite. Tu pensi che in una situazione come la vostra, che dovete recuperare, se ci fosse un terzo pilota a darvi una mano, come magari alla Honda con Crutchlow o la Ducati con Danilo, potrebbe essere un aiuto effettivo, o comunque in due ce la fate tu e Alex? Beh, è una cosa che ho chiesto io già dall'anno scorso, e quindi sono contento che avremo a disposizione un team satellite, perché assolutamente un team satellite con due piloti esperti è una cosa molto positiva. Un team satellite con due piloti rookie, non è una cosa, è una cosa positiva, ma dopo un po' forse. Ultima cosa, avete riottenuto le concessioni, quello pensi che possa essere un... No? Nessun vantaggio. Non pensi comunque che andrete a fare dei test in più rispetto a quello che avevate già? Non è mai facile fare più test, ma comunque abbiamo le gomme congelate, quindi non è che puoi girare tanto di più. E sarà magari
importante capire se Suzuki riuscirà a fare qualche sviluppo importante in vista dell'anno prossimo, ma se questo non accade, vuol dire che saremo allo stesso livello degli altri senza nulla. Abbiamo, la cosa positiva è che abbiamo la possibilità di fare qualcosa in più se siamo bravi. Se siamo bravi riusciamo a farlo e a sfruttarlo, ma poi alla fine comunque dobbiamo arrivare con gli stessi mezzi degli altri e essere competitivi con gli stessi mezzi. Secondo te l'obiettivo tornare sul podio l'anno prossimo, tornare lì davanti, ci credi? Ma ragazzi, io ci credo sempre, non è che ci credo, non tornare sul podio, un pilota corre per vincere, non per arrivare sul podio, per il nostro è un percorso diverso, stiamo costruendo una moto competitiva, stiamo lavorando, ma se io non credessi nelle mie potenzialità e in quelle della Suzuki, starei a casa nel letto, posso andare a fare le gare. Ciao. Ok, grazie Andrea.